Attenzioni concentrate su Mbappé alla vigilia. È il miglior marcatore del campionato, sicuramente fra i protagonisti più attesi per questo match. Giornata di sport in uno stadio al limite del tutto esaurito, con un grande entusiasmo sulle tribune e con uno spettacolo da brividi da parte dei tifosi. Amici appassionati di grande calcio, un saluto da Piero Gipardo, con me come sempre Lelia Dani. Per i parati calcistici davvero più raffinati, il menù di oggi propone un match straordinario di Serie A. Partita che promette grandi emozioni. È sempre un piacere essere qui in compagnia tua e dei nostri amici, Pier. E poi lo sai, quando si parla di calcio io non posso mancare, Mi aspetto un match che valga il prezzo del biglietto. C'è il taglio in mezzo. Mbappé! Occasione! Aspetta il momento giusto. Arriva il fischio dell'arbitro, c'è offside. Difende bene il pallone. Ospiti che hanno fatto benissimo fin qui fuori casa, rivelandosi la formazione col miglior rendimento esterno del campionato. Ospiti che non sembrano davvero soffrire il fattore campo, Pier. I numeri non mentono, e nessuno in campionato ha ottenuto questi risultati in trasferta. Non tengono questo pallone. Ecco Tomori. Ecco Teo Hernandez. Grande apertura. Palla interessante per Leao. Intervento non difficile quello del portiere. Chukwuemeka. Ottimo tackle qui. Subito in diretta perché ha cambiato qualcosa nel match della Juve. Prima rete della partita per la Juventus. Si sblocca dunque il match 1-0 dopo 31 minuti di gioco. Perfetto, grazie. Mbappé. E finalmente c'è il recupero del pallone e il possesso di palla. Gioco frammentato, fanno fatica a trovare continuità nel palleggio. Bellingham, Sané, Mbappé, arriva il segnale di chiusura della prima frazione, ci ritroveremo per la ripresa. Comincia la seconda frazione, vi ricordo, siamo sullo 0-0. Grande tempestività di questo intervento. Mbappé. Mbappé! Palo, si gioca ancora. 1-0. Stavano spingendo da molto e alla fine il gol è arrivato. Rivediamo l'azione che ha portato al gol. Portiere salvato dai legni sulla prima conclusione, si è dovuto arrendere sulla successiva ribattuta. Ecco.
Ecco la reazione del tecnico al gol. La partita si è messa sui binari giusti. Hanno un vantaggio minimo, ma sa importante, soprattutto a livello psicologico. Riprende il gioco dopo la prima rete della partita in questo secondo tempo. Con questa palla punta la porta. Non sbaglia dopo l'intervento così così del portiere. Rivediamolo. Eccolo il gol, portiere non esattamente impeccabile, sulla prima conclusione poteva decisamente fare meglio. Poi l'attaccante è stato pronto a piombare sulla respinta. Mister che può dirsi felice della prestazione della squadra, altro gol e vantaggio che si allarga. Punteggio che è cambiato, ora conducono per 2-0. Occhio al movimento dei compagni. Ha spazio davanti a sé. C'è un'altra occasione per loro. Ottima la parata qui. Pallone che viene allontanato. Ottimo tempismo, interrompe la manovra avversaria. Punizione concessa dall'arbitro per questo intervento. Ci sarà dunque una sostituzione? Sicuro qui il portiere. Recupera bene questo pallone. Ci sono novità che riguardano la partita della Juve, andiamo a sentire. Seconda rete della partita per la Juventus. Punteggio che ora è sul 2-0. Quando sul nostro c'è spazio davanti a sé. E c'è la rete. 3 adesso i gol di vantaggio. Possiamo apprezzare l'azione del gol da questo replay. È riuscito a farla filtrare Holland. Aveva diverse opzioni per battere la rete. Alla fine ha preferito colpire di potenza e ha battuto il portiere con una botta secca, imprendibile. Hanno aumentato il vantaggio grazie al gol del 3-0. Ti chiedo scusa per prima, notizia importante dunque quella del gol della Juve. Il risultato che è cambiato, ora sono avanti 2-0. Manca ancora un quarto d'ora alla fine. Porta via la palla con questo intervento. Servito Chukwueze. Ha sprecato tutto da pochi passi. Ha optato per la potenza, la palla non è uscita di molto, ma poteva fare meglio qui. Tentativo di pressing. Subito in diretta perché ha cambiato qualcosa nel match della Juve. È arrivato il terzo gol per la Juventus. Risultato che ora è sul 3-0. Siamo al minuto 82. Attenzione alla possibilità. E c'è il gol e diventano 4 i gol di vantaggio. Ha battuto il portiere dopo aver saltato il proprio marcatore con una facilità quasi irrisoria. Un gesto tecnico che merita davvero di essere apprezzato meglio con questo replay.
risultato che si fa pesante in questi minuti finali. Baldanzi, Cristante, ottimo il tackle. Chukwueze, tre i minuti da recuperare, può scegliere chi servire. Sfruttano l'errore in fase di palleggio e recuperano. Il fischio finale con i tre punti che vanno agli ospiti, che si confermano strepitosi lontani da casa e hanno il miglior rendimento in trasferta del torneo. Successo netto, che era da mettere in preventivo alla luce dei loro precedenti in trasferta. Non è mai semplice però ripetersi, specie a questi livelli. Dimostrano di trovarsi particolarmente a proprio agio lontano da casa, più di tutti. E i risultati fin qui gli stanno dando ragione.